Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica e oggi avevo anticipato ad alcuni amici del gruppo di Telegram un'arzatura iberica perché la scorsa settimana sono stato in un negozio, io ho trovato una linea portoghese che non conoscevo, lo ammetto candidamente, e Couto, come Fernando Couto, il giocatore che giocava a piedi lunghi, mi sembra fosse uno forte, eh? Couto, creme de Barbear. Non mi ero accorto che questa crema è una crema che non, io nelle foto che voi vedete nella presentazione metto il pennello Semoga portoghese perché ho pensato di adesso qui ho pinzato una setola perché pensavo di utilizzarla, invece in realtà questa crema è una crema che non necessita di pennello. Quindi si vede che evidentemente ha degli ingredienti che non ha diciamo, quelli che lo fanno montare. Mentolata, perché c'è il mentolo, c'è l'idrossido di potassio, però non c'è, c'è la glicerina, però non monta. Va messa, c'è l'idrossido, doppio idrossido, però non monta. Non so come mai, infatti c'è scritto, io poi non sono un chimico, ripeto, queste cose qua non me ne intendo. C'è scritto di applicare, adesso io lo traduco subito, vedete qua, di applicare sopra la pelle umidace bagnata e con acqua tiepida e massaggiare fino a formare una crema. Massaggiare con le mani. E noi lo proviamo. Portogallo, quindi ovviamente stiamo parlando di Tatara, Masamune, che io ho già armato con una lametta che è la prima che mi è capitata a stomano, che è una gel stylus, l'ho già messa sopra poi, per brevità. Allora, non ci resta che iniziare a fare questa. Io non sono mai un entusiasta di queste creme. Che non usano, che non chiedono il pennello e il montaggio, però proviamo, vediamo, magari potrebbe servire in viaggio, no? Se uno non ha tempo, intanto per scorrere l'acqua che è un po' calda, un po' tiepida, a vedere se questa crema è effettivamente efficace. Questa linea Couto, che mi dicono, chi me l'ha venduta, che è più che altro famosa per la produzione di dentifrici. Però ho fatto anche la linea barba. Non chiedo molto prezzo, mi scuserete la mia. Così. Ecco che ho bagnato il viso e adesso mettiamo la crema. Sì, è molto compatta. Vediamo come si fa male. Si spande bene. Male, come protezione, anche se non monta, cioè si spalma soltanto questa Couto. Allora, spostiamo le mani. E iniziamo la rasatura, vediamo se protegge. Un giorno e mezzo la barba.
Allora, sì, una serie di fattori che si concatenano. Da un lato c'è il Tatara che è molto delicato, dall'altro c'è questa lametta che è molto efficace, la Gillette Stylus. E poi c'è questa crema, guardate, l'ho sciacquata, fa fatica ad andare via addirittura. Che è molto protettiva, anche se. Dal tono mentolato come fragranza, se io sono lasciato nel mio libro. Ecco qua, si è sciacquato bene. Oggi nuovo device per fare video. Da oggi utilizzeremo questo nuovo, perché ho dovuto cambiare telefono e ho preso un iPhone, quindi l'ultimo modello, diciamo, dell'iPhone. Mi sembra che registri bene, poi adesso vedremo all'atto pratico anche la grandezza del file. Ho seguito le istruzioni anche qua di un amico molto competente della chat che mi ha consigliato il settaggio, sconsigliandomi il 4K. Ma il device è in grado anche di farlo 4K, eh? Allora, il pelo è andato. Un giorno e mezzo di barba, chiaramente. C'è più niente quasi già. Ma ora lo ci accontentiamo. Risciacquiamo il viso. E riutilizziamo la crema per la seconda passata. Vabbè, quando ho fatto la foto la faccio prima di solito di radervi, no? Non avevo visto che era una crema che non chiede il pennello. Come si chiamano? Brushless. Protegge, è molto protettiva, perché è molto appiccicosa, non so come spiegarmi. Questo è un multilama, se non va via. Bene. Torniamo a sciacquare le mani. E andiamo a fare una seconda passata di pelo obliquo e contropelo. Devo avere provato un point qua perché mi si è un po' inceppata la lama, però vabbè. Controllo.
come così sento, poi non è così. Quindi un contrappelo. No, forse no. Mappaggio del viso. C'è ancora una cosina qua. Eccoci qua, fatto. Sciogliamo le trette. E sciogliamo il dito per l'acqua fredda. Allora, no, era un brufoletto che si è leggermente, ma non sanguina. Allora, che dire? Beh, io l'ho comprata pensando si montasse, non entusiasmano queste creme che... Però tra tante creme che ho così, diciamo, si chiamano forse brushless, adesso non mi ricordo più, cioè che non serve il pennello in poche parole, questa è una delle più efficaci perché è molto appiccicosa, cioè, protegge bene, quindi si fa fatica anche a togliere con il rasoio, quindi vuol dire che comunque la protezione è importante e il sapore è effettivamente piacevole, molto mentolato. E poi vabbè, qui stiamo parlando di cose che conosciamo già, abbiamo il nostro Tatara Masamune, che è un rasoio straordinario per la rasura quotidiana, e che però non solo perché io questo qua l'ho utilizzato settimana, sono brava di 4 giorni, quindi è un rasoio che va bene per tutto, acciaio, insomma. In questo caso armato, come vi ho detto, sciacquo ancora un po' perché questa crema è chiaramente molto molto pregnante. Con la Gillette Stylist, che è la rossa, che è questa qua. Eccola qua. Che la mettiamo nel cimitero della mente. E Tatara, insomma, è una garanzia, eh? Con il suo samurai, numero di serie e tutto quanto. Un prodotto che io considero di grandissima eccellenza, a un prezzo assolutamente competitivo e europeo, portoghese, quindi senza nessun rischio di imposte, dogana, insomma, un prodotto che di quelli, come parlavo l'altra settimana, forse 2 settimane fa, in grado di domare le feder. Un rasoio per niente aggressivo. Anzi, in grado di utilizzare una Feder come se fosse una lametta da ridere. Invece c'è dietro un ragionamento di tipo ingegneristico particolare. Bene, dopo barba, stessa linea della crema, sempre cotto, aftershave, eccolo qua.
mentolato anche questo, ma non solo, c'è anche altro, eh. C'è una punta agrumata, piacevole. Eccoci qua. Quindi questa linea, la scoperta di questa linea Couto, che non è assolutamente male, questo è veramente piacevole. Peccato per la crema, perché a me le creme così da mettere in viso senza pennello non è che mi fanno impazzire, però devo dire che il suo l'ho fatto. Magari potrebbe essere una soluzione per chi magari in viaggio non vuole avere il pennello, non vuole avere montaggi, insomma. Funziona, funziona, funziona. Chiaro che è un'altra cosa il montaggio, avere la crema più, come dire, più importante in viso. Invece in questo caso si crea uno strato molto protettivo, molto, diciamo, colloso, se vogliamo, che però il lavoro lo fa. E anche il lavabarba ha delle note particolari, perché è un po' mentolato, però un po' anche agrumato, insomma, con tutto il tappo. Sì, effettivamente un po' ricorda qualcosa del dentifricio, però non ho mai utilizzato questo dentifricio, non proprio, però ha qualcosa di... Io poi ho un naso terribile, non... Sì, questo mentolo forte, probabilmente. Bene. Io vi saluto, spero che il video sia riuscito bene, perché il device è nuovo, è la prima volta che viene inaugurato oggi. E, ci vediamo la prossima settimana con un'altra rasatura iberica, però dall'altra parte della penisola iberica. Un abbraccio a tutti, buona domenica e buona barba a tutti.